Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, on the road, Fiat Uno, GPL, dalla provincia di Milano a direzione casa mia. Noterete che c'è una new entry. Allora, dietro c'è Tori, il Labrador di mia sorella, e sono felicissimo che mia sorella possa finalmente farsi 2 settimane di ferie in grazia del Signore. E quindi stamattina ho alzato le chiappe e, dopo aver finito un giardino massacrante tardissimo ieri, ho fatto 120 km ad andare e 120 a tornare per andare a prendere l'aura di mia sorella, che starà con me 1 settimana. Signori, sapete cosa vuol dire prendere un Labrador giovane, portarlo a casa, avere un Labrador già vecchio, avere un gatto? Significa doversi organizzare. Ma nella vita l'amore lo si dimostra non ti amo tanto. L'amore si dimostra coi fatti, tutto il resto sono solo chiacchiere. Per chi non mi conosce, vi invito ad andare sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenza legale a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti ove la legge non riservi tale incombenza all'assistenza del difensore iscritto all'albo, e Tore d'accordo. Quindi, se volete fare un passo sulla... volete sapere come muovervi nella vita senza dover spendere necessariamente tonnellate di avvocato, info@pietrobisanti.it, WhatsApp 340-788-1174. Arrivo, Tore, finisco un video e sono da te. Allora, nelle note di questo video trovate i riferimenti del mio canale Telegram ufficiale, della relativa chat, iscrivetevi se volete. E le giornate igienistiche sono le giornate igienistiche degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, e spero, dal mio punto di vista, cosa significhi rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Vi consiglio vivamente di parteciparvi. La prossima data è 22 settembre, Milano! Arrivo, Tor, dammi un secondo. Allora, ho detto tutto? Sì. Partiamo subito? No, per informazioni e prenotazioni ve l'ho detto che mi sto confondendo. Sì, vabbè, giornata igienista, @pietrobisanti, potete tutto attaccato. Partiamo subito? A bomba! Allora, Tor, facciamo un bel discorso tutti insieme oggi. Oh, parliamo dell'ignoranza. Allora, voi vi dovete mettere nella testa che non siamo tutti uguali, che quando i romani hanno diviso le persone fra patrizi e plebei, avevano un loro modo di pensare non sbagliato, assolutamente non sbagliato, perché la divisione fra quello che invece penso io, fra patrizi e plebei, deve esistere nel nostro mondo, ma non in relazione a quanti soldi si hanno, a quante case si hanno, a quante macchine si hanno, ma la divisione fra patrizi e plebei deve semplicemente essere la relazione in relazione a il... in relazione, arrivo, Tor, 20 minuti, 20 km siamo arrivati. Deve essere in relazione alla essenza di una persona. Ma voi vi dovete rendere conto che la vecchietta che vedete giù in Puglia, che fa orecchiette alla cimide rap, no? E che nella sua vita pensa solo a fare le orecchiette, cioè, questa persona, io non sto dicendo che sia cattiva. E per ignorante io non intendo la persona, in questo caso la persona che ignora, cioè la persona che non sa. Io per ignorante intendo proprio le persone che a livello di materia cerebrale sono impossibilitate a connettervi con voi. Vi accorgete che quando una persona è al vostro stesso livello, non di cultura, ma di apertura mentale, vi accorgete che voi vi mettete lì, vi siedete su un divano, parlate, e anche se siete in disaccordo su alcune cose, potete andare avanti a parlare all'infinito, anzi a maggior ragione che siete in disaccordo su alcune cose potete parlare all'infinito.
Questo è il concetto. Signori ciclisti, imparate ad andare uno dietro l'altro, su, forza e coraggio, non abusate della mia grande flemma. Quindi non ce n'è, cioè il mondo è in gran parte composto da persone che non ci arrivano, che non ci arrivano, persone che non riescono a lasciare, ma anche indipendentemente, a prescindere dai titoli di studio, basta vedere che c'è sto per il coglionavirus, no? Sono siringati avvocati, magistrati, medici, c'è gente che ha studiato. Sapete cosa vuol dire diventare magistrato? Vuol dire passare degli esami di una difficoltà mostruosa, eppure al primo che gli ha detto psicopandemenza, sti qua sono corsi a farsi siringare. Quindi per ignoranza io intendo non la, il fatto di ignorare, intendo ignoranza in questo caso in termine spregiativo, e cioè persone che non ci arrivano. Cioè osservate le persone che vi circondano, no? Adesso il discorso massimo che fanno è che è caldo, poi diranno che è freddo, ma perché piove, perché non piove, che bella la neve, quanto fastidio dà la neve. Noi ogni tanto dovreste entrare nelle case degli esseri umani e vedere che discorsi fanno gli esseri umani. Hai comprato da mangiare e il bambino piange. Scusate, non voglio usare solo l'accento meridionale e non lo voglio usare assolutamente in termine spregiativo. Ci sono persone a Bolzano che sono altrettanto ignoranti. È semplicemente un modo per farvi comprendere di come la gente non ci arriva. Quando all'area cani arriva un cucciolo e poi arrivate voi col vostro cane, quello tira sul suo cucciolo e vi dice: scusami, non posso farlo stare con gli altri cani perché non ho ancora finito le prime vaccinazioni. E non gli viene in mente che se mamma lupa partorisce un cucciolo di qualunque, oppure qualunque animale venga partorito in natura, non viene isolato fino a quando non ha finito il ciclo vaccinale. Sono persone che non ce la fanno. Quando una persona mi dice che all'interno di una crocchetta era chiuso tutto quello che un cane ha bisogno per crescere sano, non ce la fa. Quando una persona mi dice che il suo gatto è sterilizzato e quindi compra il mangime apposta per un gatto sterilizzato, non ce la fa. E noi siamo circondati da gente che non ce la fa, che non ci arriva. Cioè, se voi li osservate poi negli occhi, loro hanno il vuoto, cioè li trapassate, no? Quando io mi metto sul divano e parlo con una persona che io ritengo particolarmente intelligente, anzi, ritengo che sia una delle persone più intelligenti che io abbia mai conosciuto nella mia vita, quando parlo con questa persona, io mi accorgo che Nel guardarci negli occhi noi siamo in sintonia, perché io riesco a capire quello che mi dice lei, io riesco a capire e lei riesce a capire quello che gli dico io. Non ce n'è. Ma mettetevi l'anima in pace. Nella maggior parte delle volte la gente non ce la fa e non incontrerete gente con cui potrete mettervi in sintonia, semplicemente perché non esistono. Mi ricordo quando ero carabiniere gli interventi che facevano i miei colleghi, no? Cioè non riuscivano a mettersi in sintonia, cioè non riuscivano a capire bene, a comprendere tutte le sfaccettature magari di una lite in famiglia o di altro. E allora sorge la domanda: ma vive meglio quello che non ci arriva o vive meglio quello che ci arriva? Non è una domanda a cui si può dare una risposta secca. Da alcuni punti di vista, ho preparato le orecchiette, no? L'unica cosa che ci interessa sono i nostri ulif.
che dire. La loro vita scorre in questa maniera. Non si chiedono se la Stazione Spaziale Internazionale esista veramente. Non si chiedono se Filippo Turetta esista veramente. Loro semplicemente ingoiano con l'imbuto tutto quello che viene detto in televisione, e per loro è grasso che cola. Però vi posso garantire che loro si perdono, e quindi una risposta secca la sto più o meno dando, si perdono tutto quello che di profondo si può arrivare a pensare e a provare nel momento in cui le tue connessioni neuronali funzionano egregiamente. Pensate alla profondità di rapporti umani che si possono instaurare quando due persone profonde si parlano. Sì, è vero, un cervello settato in una certa maniera è anche molto più propenso a soffrire, è propenso a farsi le seghe mentali, è propenso a chiedersi il perché delle cose, è propenso a, no, a farsi delle domande che non siano solo quanti minuti devono stare le orecchiette prima che diventino troppo morbide e immangiabili. Questo pensa la massaia a Foggia, capite? Le persone di una certa cultura, non di una certa apertura mentale, si chiedono cosa stanno mangiando. Non mangiano tutto a sbaffo, senza chiedersi cosa stanno facendo e se quel cibo gli farà bene o male. Eppure io non cambierei mai quello che sono, e il fatto che io riesca ad andare a fondo, non solo a livello culturale, ma soprattutto a livello mio personale, di profondità, che mi permette di vedere il mondo in una maniera diversa. Pensate che tutti noi abbiamo gli occhi, tutti noi vediamo il mondo, ma le innumerevoli sfaccettature del mondo che ci circonda, solo le persone con una certa apertura mentale riescono a coglierle, e vi posso garantire è veramente, veramente impagabile. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.